La protesta dei licei musicali di tutta Italia approda nella Sala della Regina Montecitorio a Roma. Mercoledì 7 febbraio molti studenti provenienti da tutta la penisola terranno un concerto in uno dei palazzi più importanti della politica nazionale per protestare circa la riduzione delle ore di lezione individuale di strumento. Prenderanno parte alla spedizione romana anche 12 alunni del liceo musicale Piero Gobetti di Omegna, che lo scorso 6 ottobre avevano inscenato un flash mob all'insegna delle 7 note musicali sotto i portici del municipio del capoluogo cusiano. A capitanare l'orchestra di chitarre cusiane ci penserà la docente Angela Centola. La decisione di ridurre le ore di strumento a causa di una carenza di organico ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, anche perché i licei musicali rischierebbero di perdere la loro essenza, ovvero la musica. L'evento si terrà alle 17 di mercoledì prossimo ed è stato organizzato dal Comitato Nazionale dei Genitori dei Licei Musicali. I docenti dei diversi licei nazionali hanno invece curato la parte artistica in modo tale da allestire un concerto degno della prestigiosa cornice della Sala della Regina Montecitorio. Il concerto verrà patrocinato dall'onorevole Raffaello Vignali. Si esibiranno studenti provenienti da ogni angolo dell'Italia, visto che suoneranno ragazzi dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Sicilia e naturalmente del Piemonte. L'intero territorio nazionale verrà perciò simbolicamente rappresentato. Il nostro comitato ha lavorato per offrire un evento senza connotazioni politiche, sottolinea Willy Migliava, rappresentante del Comitato dei Genitori a Domegna. Sarà un'occasione di festa, un inno all'eccellenza della musica insegnata dai docenti e suonata dagli allievi. Sarà un'armonia di timbri, colori, voci e specificità che tutti accomuniamo sotto il nome di musica. Ricordiamo che il Ministero vorrebbe ridurre nel biennio le ore di lezione di strumento da 3 a 2, andando ad eliminare la distinzione tra strumento principale e strumento secondario, visto che ad entrambi verrebbero dedicati soltanto 60 minuti alla settimana.